Cari amici di Black & White, Viaggia con me continua ad esplorare le terre del Veneto e oggi ci siamo fermati ai piedi dell'altopiano di Asiago, in un comune famoso per la produzione di ciliegie e per un evento noto in tutto il mondo, ovvero la partita degli scacchi viventi. Ebbene sì, siamo a Marostica e più precisamente in Piazza Castello, detta appunto Piazza degli Scacchi. Alle mie spalle domina sulla collina il castello superiore e il centro abitato. Mentre a coronare scenograficamente questo paesaggio bellissimo, vi sono due fila di mura, lunghe quasi 2 chilometri. Questa cinta muraria è percorribile in gran parte, raggiungendo la sommità e godendosi un panorama mozzafiato. La costruzione dei due castelli risale al 1312, dopo che il territorio di Marostica passò sotto il dominio di Can Grande della Scala e con lui ebbe inizio un periodo di rinnovamento urbanistico. Siamo in cima al castello inferiore, un tipico castello recinto di pianta rettangolare costruito a ridosso di un imponente mastio. Ed è importante ricordare che dopo la guerra della Lega di Cambrai, il podestà cambiò la sua sede dal castello superiore al castello inferiore. Siamo di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta, ovvero la più antica testimonianza di fede cristiana qui a Marostica. Risale all'VIII secolo e divenne la pieve del primo centro urbano di Marostica. La facciata bellissima e imponente è barocca, mentre le colonne binate sono di ordine corinzio. Alle Piazza Castello vi aspetto alla prossima puntata di Viaggia con me, dove vivremo a pieno la partita degli scacchi viventi. State con noi!